lei ha sempre preso anche il teatro en travestì. Le sarebbe piaciuto nascere donna? Ma per carità, questo devi chiedere a Platinette, non a me. Io faccio i personaggi maschili o femminili a seconda. Non ho mai sentito la diversità. Oggi parlano teatro al femminile, letteratura al maschile, e quando mi chiedono dell'omosessualità, la letteratura, ma Dio mio, Proust dove lo metti? Fra le lesbiche o fra i froci? Non si sa. Un teatro che torna al passato, perché l'oggi è volgare? No, l'oggi per voi è cronaca. La notizia più entusiasmante è lo zio che ha violentato la nipotina, il bambino che ha ammazzato la mamma. Ma la storia è più difficile a capire. Il passato vuol dire quello che è successo quando io ero giovane. Non è che io rimpiango Hitler, però quella è stata la mia giovinezza. Voglio capire cosa è accaduto e si capisce più tardi, e mentre si vive non ci si rende conto. Il disegno storico è difficile a farsi, la gente si trastulla nell'attualità. 81 anni sempre in forma, è merito del teatro o di che cos'altro? Della povertà bisogna mangiare poco e lavorare molto. La musica nei suoi spettacoli e la musica nella sua vita. Le canzonette con la loro sciatta letteratura spiegano al popolo il momento storico di cui mi occupo e il motivetto ricorda qualcosa. La canzonetta ha una forza terribile. Quando penso alla giovinezza di Mina, dice, ti amo, poi ti odio, poi... chi può dimenticarla? A proposito di giovinezza, rimpianti per quell'epoca. No, sono sempre stato vecchio io. In quale epoca e dove avrebbe voluto nascere? Ora, perché tutti hanno pochissime informazioni del passato e allora dice, ah, nel Rinascimento io sarei stato alla corte di qui a Roma. Sì, io sarei stato a lavare il culo del cavallo di qualcuno, io mi sarei salvato forse coi preti, avrei fatto il chierichetto come ho fatto nella realtà. Una sola parola, politica, cosa ne dice? La politica ci vuole, non se ne può fare a meno, esiste, è sempre esistita, E la politica di oggi? Il ma scarsa in Italia. caso Ruby e tutte le donne del presidente, Ma che chi cosa se ne ne pensa? frega? Sai, raglio d'asino non giunge in cielo. Il senso della vita per Paolo Poli. Sai, tu non sono un filosofo, mi fai domande da filosofo. Ma ce l'avrà anche delle cose che connotano la sua vita. Il lavoro, Il la teatro? moralità del lavoro è quella. Nessuno chiede all'idraulico se c'è una filosofia del rubinetto. Il rubinetto deve funzionare bene. Non deve gocciolare, quando fa blu, 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 guai. No, Un rimpianto. io non ce n'ho. Io mi sono sempre rimboccato le maniche e ho fatto quello che volevo. Una speranza. Bah, che venga il pubblico a teatro. Un rituale perché venga il pubblico a teatro. Essere pronti tutte le sere, vedi già mi sono messo le ciglia fitte, al meglio, e farò come meglio potrò. Da Roma in poi è sempre qua il centro della civiltà. Sanzionami questo.